In fisica quantistica, col termine salto quantico si intende un passaggio con discontinuità. In effetti tutto è quantizzato, questa è una scoperta della fisica quantistica, anche il tempo, per cui nulla scorre in modo lineare, ma tutto si evolve in modo discontinuo. Come possiamo utilizzare questo concetto nella vita quotidiana? È molto importante appunto capire che noi siamo immersi in uno spazio-tempo, che i nostri sensi sono quelli che creano costantemente lo spazio-tempo, che il tempo non è un qualcosa di assoluto, anzi è un qualcosa che non esiste, è un qualcosa che percepiamo noi, per come siamo fatti, per come siamo strutturati, per come siamo limitati. E quindi percepiamo delle mutazioni. Una caratteristica di questo spazio-tempo è quindi la mutazione, quindi il cambiamento. Noi costantemente cambiamo. Ci sono persone che invece vorrebbero mantenere, si illudono di mantenere tutto uguale, tutto costante, e sprecano un sacco di energie per far sì che le cose non mutino, che non ci siano cambiamenti. Cosa peraltro impossibile, visto che l'essere umano in questo mondo di forme nasce, passa un po' di tempo ad alcune vicissitudini, poi tranquillamente muore e scompare dal pianeta come forma fisica. Quindi è praticamente impossibile, diciamo, nel nostro spazio-tempo mantenere tutto costante. I cambiamenti sono inevitabili e ogni volta che noi cerchiamo di frenare un cambiamento andiamo contro, diciamo, la natura delle cose. E per cui l'universo ci si rivolta contro, perché farà venire dei cambiamenti, ovviamente, che in qualche modo possono anche essere sfavorevoli a noi stessi, perché non sono minimamente governati dalle persone che anzi sprecano tutte le loro energie per evitare che le cose possano cambiare, cosa peraltro, come si diceva prima, è impossibile. Ecco quindi che è importante utilizzare in modo proficuo nella nostra vita i salti quantici, cioè favorire alcuni cambiamenti piuttosto che altri. E per favorire i cambiamenti, alcuni cambiamenti piuttosto che altri, dobbiamo dedicare delle energie al cambiamento che vogliamo che si manifesti, dedicargli dei pensieri, creare un'egregora. Un'egregora è un contenitore di pensieri. Il pensiero ha un'energia e stimola il cambiamento. Pensate alla fisica quantistica dove il pensiero, l'intenzione dello sperimentatore fa variare l'esperimento. Quindi noi possiamo realmente agire sulla materia, possiamo realmente avere dei salti quantici nella nostra vita, ma dobbiamo volerlo. Il primo modo per volere questo è evitare di continuare ad illuderci che tutto resterà così com'è, se questa situazione ci piace, ma sia nel bene che nel male, perché le persone che stanno male si creano delle credenze, delle profezie limitanti, a tanto le cose andranno sempre male, sarò sempre in questa situazione di merda, ad esempio. E invece quando le cose vanno bene, le persone cercano di aggrapparsi a questa cosa, a questa situazione, per evitare dei cambiamenti. Sia nel primo caso che nel secondo è impossibile farlo. Il cambiamento nel mondo delle forme è inevitabile e si manifesta comunque. Quindi tanto vale smettere di sprecare energie per bloccare qualcosa che è imbloccabile, è come pensare con uno scoglio di bloccare un'onda. Non è proprio possibile, ma dobbiamo invece cercare di pilotare il cambiamento. Visto che il cambiamento ci deve essere, abbiamo la possibilità che quella che gli esoteristi chiamano potere di Maya, di modificare coscientemente la realtà, o perlomeno favorire la probabilità che la modifica vada in un senso piuttosto che in un altro. E questo attraverso il pensiero, devo pensare che cosa voglio. E devo pensarlo in modo ritualistico, cioè realizzare degli atti cerimoniali, rendere questo pensiero forte, renderlo un egregore, un pensiero carico di energia. Devo decidere, ovviamente, in quale direzione orientare il mio pensiero, perché è come se avessi, come dire, un pacchetto
di banconote che devo decidere come spendere. Una volta che le ho, devo decidere come spendere. Devo decidere quindi, prendere una decisione e poi mettere in atto delle azioni. Se il pensiero è fortemente caricato energeticamente, se addirittura è diventato un'egregora, agisce di sua iniziativa, non devo neanche più fare il resto perché un'egregora ha talmente forza che va da sola, è come una divinità, tra virgolette, creata dall'uomo che non ha più bisogno, se è stata direzionata come un missile teleguidato, che se è stato direzionato, puntato al carburante per fare tutto da solo. Mentre invece, se non sono riuscito a creare un'egregora, anche perché un'egregora si crea, diciamo, soprattutto se ci sono tanti pensieri che collimano della stessa frequenza. Quindi se non ho creato un egregora devo comunque mettere in atto delle azioni, perché le azioni sono un rinforzo dell'atto cerimoniale che ha dato energia al pensiero. È come se creassi un egregora attraverso un'azione. E quindi mettendo in atto quindi pensiero, decisione ed azione, ottimizzo sicuramente le probabilità che il cambiamento vadano nella direzione del pensiero. Del pensiero che ho creato. Ecco quindi che questo significa agire attivamente sulla vita e non più passivamente. Anzi, per meglio dire, chi pensa di agire passivamente spreca soltanto le sue energie a cercare di mantenere fisso, fermo, costante qualcosa che invece inevitabilmente cambia, è mutevole, è dinamico. Per cui smettiamola di sprecare energie e concentriamo anzi le nostre energie su un cambiamento che possa andare nella direzione di crescita, nella direzione di evoluzione spirituale che ognuno di noi può, deve mettere in atto nella sua vita. Vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://seduzionevip.com. Ciao a tutti.